E lascerei la parola alla dottor Ghezzi, grazie. Grazie. Allora, io faccio il magistrato, faccio il pubblico ministero e sono quelli, quindi uno di quelli che quando c'è una segnalazione, una denuncia, fa le indagini, accerta i fatti e se c'è responsabilità cerca di fare condannare i pedofili. Non vi sto qui a raccontare del mio lavoro, sarebbe troppo lungo, probabilmente non vi interessa, e invece vi racconto brevemente di una cosa che facendo questo lavoro ho capito e che è importante che io vi dica e che voi poi magari raccontate ai vostri amici. Il tema di questo, di questa manifestazione è Parla con noi e da punti di vista diversi, con diverse accentuazioni, tantissimi vi diranno quando vi succede qualcosa ditelo, e voi probabilmente state pensando, beh vabbè, ho capito, se mi succede qualcosa che mi dà fastidio, qualcosa che non capisco, qualcosa che mi fa male, lo dico. Purtroppo non è così facile, il problema sta quasi tutto qua. Noi sappiamo perfettamente che l'enorme parte delle violenze sessuali, soprattutto sui bambini, non vengono mai rivelate. Adesso dico delle cose abbastanza spiacevoli e sgradevoli, ma è la realtà, voi siete delle persone intelligenti e con la realtà dovete fare i conti. Nella grandissima maggioranza dei casi, il pedofilo non è un omino con la faccia cattiva e l'impermeabile che si nasconde dietro gli angoli. Il pedofilo, nella maggior parte dei casi, è uno che vive vicino a voi. Spesso è una persona a cui voi volete molto bene e che per un suo problema vi rende vittima delle sue perversioni. Quindi capite qual è il problema. Voi rimanete stupiti, disorientati, sconvolti, non sapete come fare a dirlo. Perché questa cosa può avvenire nell'ambito della famiglia. Purtroppo devo dire che c'è una grossa percentuale di papà che molestano sessualmente i propri figli. E se non è il papà, qualche volta è lo zio, qualche volta è il nonno, l'amico di famiglia, di cui i genitori si fidano, qualche volta l'insegnante. Sono tutti casi nei quali voi vi sentite terribilmente indifesi, perché non sapete come fare a dirlo. Per esperienza ho capito, me l'hanno spiegato anche gli psicologi e gli psichiatri che lavorano con me, normalmente nella testa di un bambino che si vede molestato da una persona che ama, nascono due pensieri. Il primo è, probabilmente colpa mia. È colpa mia perché se una persona che mi vuole tanto bene mi fa queste cose e a tutti i miei amici non succede, evidentemente io ho fatto qualcosa di sbagliato. Quindi mi carico di sensi di colpa e non riesco a dirlo. Il secondo meccanismo è, se io lo dico, tra l'altro la maggior parte dei casi le persone, gli adulti che molestano sessualmente i bambini impongono il silenzio con minacce, se io lo dico crederanno a lui che nega e non crederanno a me. Il danno è le beffe, verrò punito per aver detto una cosa vera e nessuno mi crederà e sarà molto peggio di prima. No, la realtà non è così. Per fortuna, oggi come oggi, dopo probabilmente tanti anni in cui queste cose non si voleva credere perché agli adulti dava fastidio solo pensare che i bambini potessero essere molestati e quindi ne uscivano molto facilmente, i bambini non sono testimoni credibili e quindi questi processi non si fanno perché i bambini non crediamo. Adesso per fortuna che abbiamo acquistato un po' di civiltà da questo punto di vista, i bambini si crede e come, il vostro problema è quello di trovare a chi dirlo, per cui tutte le volte che è possibile in famiglia, ai genitori, quando non è possibile c'è sempre un parente, un insegnante, un amico, la mamma di un amico, qualcuno a cui poterlo dire e che ci può aiutare. Perché la cosa importante è vuotare il sacco, tirare fuori queste cose, farsi aiutare. Se vedete qualche amico in difficoltà, cercate di passargli questo messaggio. C'è sempre qualcuno a cui dirlo e che ci può aiutare. Grazie, grazie tantissimo. Grazie.